Diceva Pirandello che lui il mercoledì riceveva la visita dei tanti personaggi che nel frattempo la sua fantasia aveva partorito. Voleva riceverli e praticamente a volte erano casi veramente pietosi e infelici, e a volte erano dei casi disperati. E tante volte cioè, li ascoltava ovviamente con umana pietà e compassione. Erano concreti fantasmi che prendevano forma nella sua fantasia e chiedevano udienza, insomma, addirittura a volte chiedevano di essere rappresentati, di avere visibilità, di essere messi in scena. Un giorno si presentano alla sua fantasia, nell'udienza, sei personaggi veramente questi assolutamente assurdi, e lui decide di accantonarli, insomma, e li cestina. Però questi personaggi chiedono, nei giorni successivi continuano a ossessionarlo, non riesce a rimuoverli dalla sua fantasia, e chiedono ossessivamente di entrare in scena, di essere in qualche modo rappresentati, di avere una voce. E così Pirandello, stremato, decide di ascoltarli e li colloca in una ben precisa scena. Durante le prove di una sua opera, questi personaggi faranno irruzione nel palcoscenico, chiedendo un ruolo al capocomico. Ovviamente la cosa poi finirà malissimo, insomma, non riuscirà. Questa opera poi sarà quella che rivoluzionerà il teatro mondiale, i famosi sei personaggi in cerca d'autore. Questa trama all'inizio non viene capita, viene fischiata a Roma, alla prima. Il pubblico pensa che si tratta di una roba da manicomio. Nella seconda messa in scena a Milano invece viene osannata. E quest'opera in effetti è una bomba che Pirandello lancia contro la struttura del teatro finora conosciuto. Intanto perché entrano in scena dei personaggi disturbando la rappresentazione, quindi squarciano la scena, disturbano la scena. E questi personaggi, a parte che sono scandalosi, improponibili, comunque sono ormai viventi, sono concreti fantasmi che prendono forma sul palco e recitano o provano a recitare, e quindi ci sarà una recita durante una recita, quindi teatro nel teatro. Quindi Pirandello inizia questa nuova forma di un metateatro, se possiamo dire, teatro nel teatro. E insomma, la cosa effettivamente lascia scomodo. È come tutte le innovazioni del resto, vengono accolte all'inizio in maniera in maniera sconcertata, e soprattutto a Roma, la prima, per diverso tempo, anche se poi viene lo spettacolo, comunque riscuote un successo straordinario, perché si capisce, si avverte che qualcosa è cambiato per sempre dopo questa messa in scena. E poi Pirandello ci dà con quest'opera la
fa interrogare sul ruolo e il destino dei personaggi della fantasia, che sono altrettanto vivi degli uomini in carne ed ossa. Nel caso dei personaggi, addirittura non riescono, ossessionano la fantasia dell'autore, che li voleva rigettare, insomma, ma non riesce proprio, anche se poi li mette appunto in scena, creando poi un disastro, perché è un disastro nel senso che non riusciranno ad avere un ruolo. Però sono appunto dei concreti fantasmi. Che se ci facciamo caso poi, tutti i personaggi del teatro sono dei concreti fantasmi che rivivono ogni qualvolta qualcuno li mette in scena. Rivivono per quel periodo, quei tempi teatrali in cui sono praticamente confinati. E questo vale per tutti, da Amleto fino ai sei personaggi, fino per esempio a Ciampa del Berretto e Sonagli, Embri di Pirandello, e quindi l'Avaro di Molière, esistono, è come se si fosse formata una dimensione parallela di creature che comunque non si può dire che non esistano, appunto sono dei fantasmi concreti. E tutto il grande teatro è popolato da queste figure, che poi a loro volta vengono interpretati in maniera diversa. Pirandello però fa capire comunque che è come se effettivamente la sua fantasia e la fantasia degli autori sia in realtà soltanto cioè sia praticamente una porta di accesso di altre, di entità, di eventualmente di entità effettivamente, di anime che magari esistono in una dimensione parallela, sono parti della fantasia e basta, ma secondo molti in realtà non è così semplice, tant'è vero che poi Pirandello si appassionerà anche alla parapsicologia. Del resto, che il mondo visibile sia come un piano che incrocia anche un altro piano invisibile di eventi, questa è una credenza antichissima nella storia dell'umanità. Quindi la frequentazione con entità non materiali, non esistenti, sottili, non esistenti su un piano materiale, è sempre stato praticamente fa parte proprio questa credenza fa parte di tutte le culture del mondo, tranne nella nostra che è una cultura esclusivamente materialista e nichilista. Però, cosa dire ci sono delle personalità che vengono dal mondo della fantasia, che poi prendono vita nel teatro, che sono fortissime, come se realmente chiedevano all'autore di essere messe in scena, insomma. Ci sono delle personalità, ma pensiamo a tutto il teatro, ai personaggi di Shakespeare, vabbè, ma anche a quelli di un Shakespeare napoletano che è Edoardo, dello stesso Pirandello, no? In fondo Edoardo poi parlerà, Edoardo, grande amico e
allievo di Pirandello. Parlerà poi di teatro come sostanza di cui sono fatti i sogni, di unione dello spirito con la materia. Il teatro in realtà è un sogno che si concretizza, è una magia. È una vera e propria magia. E c'è un'opera, infatti, La grande magia di Eduardo, no? Dicevamo in un altro video che Pirandello metterà in scena un'opera effettivamente magica, dove c'è proprio un mago, il mago Cotrone. Dicevamo che Shakespeare, il mago Prospero della tempesta di Shakespeare. Dicevamo di Ottavio Marbuglia, illusionista, mago da strapazzo della grande magia di Edoardo. In realtà anche noi, se è vero che il teatro è lo specchio del mondo e che mette in scena la vita, mette in scena anche gli aspetti meno visibili della vita, ma noi stessi, alla fine, come i personaggi che vengono partoriti dalla mente degli autori, noi stessi siamo stati partoriti chissà da dove, perché chissà dove andremo quando usciremo di scena, che la vita è teatro, diceva, no? C'era anche nel teatro Globe di Shakespeare. Il mondo è un palcoscenico, ognuno ha un'entrata e un'uscita, gli uomini sono attori, tutti recitiamo una parte, e quindi triste, lieta, cioè, buffonesca, seria. Ma da dove cavolo veniamo, da dove andremo quando usciremo di scena? Chi c'è dietro le quinte di questo palcoscenico? Siamo anche noi, allora, a sua volta, il parto della fantasia di non si sa cosa. Allo stesso modo vogliamo anche noi vivere, essere messi in scena, e vogliamo che ci venga data voce. Qualcuno disse un giorno, una volta, che il mondo è il sogno di qualcuno, no? Anche noi forse siamo spirito che prende forma di materia, proprio come i personaggi del teatro, solo che noi viviamo nel palco della cosiddetta realtà, mentre i personaggi vivono solo per quel tempo determinato in cui sono stati confinati dall'autore, insomma. Ma anche loro, i personaggi, sono burattini mossi dall'autore che li fa andare in scena, come noi siamo alla fine dei burattini in mano al destino. E ci sono veramente dei grandi parallelismi che si possono fare, e comunque siamo qui veramente a un segreto, al mistero, il segreto alla fine del teatro, è il segreto della creazione artistica, se vogliamo. Ma allo stesso modo in cui personaggi prendono vita e trovano una loro collocazione in scena, abbiamo visto che altri non la trovano e vengono poi o rifiutati dall'autore, o comunque poi si prova a mettere in scena ma la cosa non riesce. Lo stesso accade nella nostra vita, nella realtà. Non tutti sono Amleto, non tutti sono il sindaco del rione Sanità di Edoardo, non tutti sono Ciampa del berretto a Sonagli, no? Non tutti hanno un ruolo nel palcoscenico del teatro, ma anche nel palcoscenico della vita. Esistono dei personaggi anche nel palcoscenico della vita nei quali non hanno effettivamente, i quali cercano di un ruolo. Quanti ne conosciamo? Io conosco dei personaggi così. Conosco tanti, la cui
Vita è effettivamente irrisolvibile, impossibile, invivibile, e che tuttavia queste persone vogliono vivere in qualche modo, vogliono esserci, cercano un autore. E purtroppo in gran parte dei casi neanche lo trovano, in gran parte dei casi non lo trovano nemmeno. E anche loro rimangono alla fine sospesi. Tentano di entrare in scena, ma la cosa fallisce lì. Un po' se i personaggi in realtà di Pirandello non sono quindi solo delle entità venute a galla nella chissà da dove e poi gettate in scena e che hanno usato come filtro la fantasia del mago Pirandello, ma sono anche tutte quelle persone che non riescono a trovare spazio e collocazione in questo mondo. Rigettati dalla società, poi fanno spesso una fine orribile, insomma, o una fine, o comunque conducono queste esistenze stentate e senza soluzione. Sono anch'essi personaggi di ricerca d'autore, ma in realtà poi dentro la persona più realizzata esisterà sempre qualcuno, una parte non realizzata. Anche lì, perché noi siamo uno, nessuno, 100.000, quindi abbiamo mille sfaccettature, mille personalità. E magari dietro un ragioniere si nasconde un pianista che non si afferma, per varie ragioni non si ebbe mai ad affermare. Anche quello voleva essere messo in scena, no? E anche quello non riuscì ad occupare il ruolo che voleva occupare. E sono creature. Forse i personaggi in cerca d'autore sono rimasti creature. La tragedia poi alla fine, ma anche il pregio di essi è che sono rimaste delle creature. Che secondo Pirandello si arriva nel mondo, nel palcoscenico come creature. Si diventa persone e poi personaggi. Si vuole diventare personaggi e si cerca un autore per questo, insomma. E non sempre ci si riesce, dicevamo. Il pazzo però ne è rimasto creatura. Ecco perché per Pirandello. In Pirandello ricorre spesso questo tema della follia dei folli che sono alla fine candidi, che non sono ancora compenetrati in un ruolo, sono rimasti creature, però in loro la vita fluisce liberamente, ma è lì il dramma, perché la vita vuole fluire libera e quindi solo i folli, che poi i folli infatti li fa coincidere con la verità, no? Nel Berretto Stornati, la follia, la verità. I folli hanno una verità, la verità proprio nel mondo, solo che però per vivere bisogna indossare una maschera, diventare personaggi, mettersi in scena. Ma lì ti fossilizzi. Quindi c'è questa diatriba continua tra la vita che scorre libera come un magma e la forma che la lava, questo magma che si solidifica. E poi alla fine muore, perché in una forma c'è già la morte, insomma, no? Quindi ci sono questi parallelismi, dicevamo, e i sei personaggi alla fine poi vengono dallo stesso mondo da cui proverranno anche gli spiriti dei giganti della montagna, insomma, no? Quegli spiriti che vivono nella villa del mago Cotrone. La grande magia di Edoardo, dicevamo, la grande magia è il grande gioco della vita. Un gioco, diceva Edoardo, di cui non possiamo che conoscere se non aspetti insignificanti. Un grande gioco in cui
un continuo legarsi di destini, una catena infinita. Cosa scorgiamo noi tutti in questo disegno misterioso, alla fine? E allora qui è da notare comunque che il tema questi temi universali, quindi non sono delle semplici opere messe da rappresentare per il diletto del pubblico, ma sono proprio dello specchio del mondo, quindi opere universali che valgono per ogni tempo e per ogni epoca, alla fine hanno sempre quel tratto comune che le rende di fatto eterne, immortali, no? Dicevamo, e sono immortali, sono opere dello spirito, opere universali. Il grande mago misterioso che ci mette in scena, e anche lo troviamo poi che ci mette nelle scene del mondo, e anche il grande mago che troveremo, Shakespeare è un grande mago, ecco, diciamo, Shakespeare è un grande mago che crea questa magia delle sue opere, e quindi anche Pirandello e Edoardo, ma anche altri come Molière, per esempio. Ma lo stesso Edoardo dirà poi che quel mondo della fantasia, che è altrettanto reale di questo in cui viviamo, in realtà è un mondo, forse l'unico mondo dove c'è verità. Dirà infatti Edoardo che fare teatro sul serio significa recitare bene ciò che gli altri nella vita recitano male. Questi tre grandi teatranti quindi tratteranno non solo il tema dello spettacolo, il tema del teatro, ma anche del metateatro. Metteranno in scena non solo il teatro del mondo, ma anche forse il dietro le quinte del mondo, ecco. E l'ultimo erede di questo ultimo grande autore universale, Edoardo, dirà infatti, congedandosi dopo ricevendo di una laurea d'onore ma la Sapienza di Roma, che per lui dirà, congedandosi, parlerà del teatro dicendo, appunto, dicendo che esso è un incanto fragile e potente, un'unione dello spirito e della materia. Edoardo dirà quella sostanza, dicevamo anche prima, quella sostanza di cui sono fatti i sogni, che è per me il teatro.